Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste. Buonasera e benvenuti a un'altra puntata di Trieste in diretta. Ricordatevi che da questa settimana iniziamo mezz'ora dopo, quindi non più dalle 17.30 alle 18.30, ma dalle 18 alle 19, sempre con la formula di due ospiti, di due segmenti. Nella seconda parte parleremo dell'attività del Centro Studi Astronomici Antares con il presidente Stefano Schirinzi. Nella prima parte siamo invece in compagnia della dottoressa Maria Tudek-Henke, che è la presidente del Centro Aiuto alla Vita, che ringrazio per essere venuta, per essere tornata nei nostri studi. Parliamo subito della vostra presenza alla Barcolana, che è l'attività, diciamo, più imminente. Ecco, sì. Intanto io ringrazio veramente Telequattro, perché è importante per noi, nel momento in cui si riavviano un po' tante iniziative di tipo culturale che naturalmente rimangono un po' ferme d'estate, poterne informare in maniera così diretta la popolazione. Insomma, beh, certo, la Barcolana è un evento che muove Trieste in tutti i suoi aspetti, e anche noi saremo presenti almeno un pochino nello stand della Fondazione Burlo, come ogni anno ci offrono l'opportunità, essendo in convenzione con il Burlo. Ah, certo, sì. Ecco, e quindi saremo presenti domani sera dalle 7 alle 8 e venerdì mattina dalle 10 alle 12. Ecco, quest'anno vorremmo fare anche una piccola sorpresa a chi passerà a salutarci, okay. Ma non l'anticipo, no, sennò non è una sorpresa. E lì avete sempre questa, diciamo, questo presidio di informazione, sì, e certo, di sensibilizzazione. Cerchiamo di far conoscere appunto le iniziative anche del vasto pubblico della Barcolana e anche, diciamo, quello che è proprio l'essenza del nostro messaggio, che è il concepito uno di noi, che è sempre di grande attualità. Allora, poi subito dopo, la prossima settimana, martedì della prossima settimana, il giorno 11, c'è questo appuntamento. Io faccio vedere il poster alle 17.30 alla sala tessitori del Palazzo della Regione in Piazza Oberdan. La manifestazione si chiama Un figlio oggi, contesto culturale e antropologico, previdenze. Questo è appunto il titolo, vedete che anche qui i promotori sono, oltre al centro logicamente, c'è anche il supporto del Consiglio regionale, del Comune, di Asugi e anche del Burlo. Sì. Ecco, infatti questa è un'iniziativa a cui teniamo particolarmente, e quest'anno, dopo aver dovuto svolgere un po' in sordina i corsi di formazione per le note vicende del Covid, quest'anno abbiamo voluto dare un risalto particolare proprio partendo con una tavola rotonda che si terrà alla sala tessitori, appunto, e che ci è stata gentilmente concessa dalla Regione, dal Consiglio regionale. E abbiamo voluto coinvolgere anche gli enti con i quali abbiamo più rapporti, proprio perché volevamo sottolineare in questo primo incontro quello che è l'aspetto culturale del tema dell'avere un figlio, e per questo ci sarà il professor Beraldo che parla appunto da sociologo, e poi ci sarà invece la professoressa Rondini che tratteggerà l'antropologia, che, diciamo, significa cosa significa per l'uomo, per la donna diventare genitori, scegliere di diventare genitori. E poi, a corollario di questo molto importante, ci saranno i rappresentanti degli enti patrocinatori. Ci hanno promesso una visitina anche il presidente del Consiglio regionale Zanin e il sindaco di Piazza, e poi interverrà
ricorderanno l'assessore Grilli per il Comune, il dottoressa Giornelli per l'azienda sanitaria e la dottoressa De Belli per il Burlo, proprio per trattare molto velocemente di tutto quello che la società cerca di offrire nel momento in cui uno pensa di avere un figlio. Ecco, perché è sempre importante il dare il messaggio, secondo noi almeno, che il figlio è certamente la scelta individuale di una coppia, ma è qualcosa che riguarda tutta la società ed è il futuro stesso della società. Le chiedo scusa se forse magari mi sono un attimo distratto. Questo è il primo di una serie di incontri? Sì, come dicevo, questo è il momento diciamo di rilievo particolare il quale si avvia un corso di formazione per volontari. Certamente è sempre un aggiornamento per gli volontari che già ci sono, ma è anche un'occasione di avvicinamento per nuovi volontari. Mi perdoni se glielo chiedo, perché perché è necessario anche su questo tema un corso di aggiornamento? Cioè, qualcuno potrebbe anche dire il tema quello è, non cambia l'approccio probabilmente, o forse cambia anche l'approccio, cambiano i tempi. Diciamo che se io penso al nostro centro, che è sorto nel 1978, quindi di 40 anni, naturalmente non i volontari, io ci sono da quella volta veramente, però gli altri sono avvicinati anche molto dopo. Però la società in questo contesto è cambiata completamente, è un altro mondo, okay, diciamo, del 78 a oggi, e continuamente cambia, continuamente c'è l'evoluzione nel modo di rapportarsi, nel stesso uso che si fa di tutto quello che è digitale, e cioè sono mille cose, e anche i giovani, quelli che si accostano a diventare genitori, vivono una realtà che è molto diversa da quella di una volta. È più un aggiornamento, virgolette, sociopolitico, mettiamolo così, sì, più che non di... però anche nelle metodologie, se io ho davanti una persona che è molto diversa da quella di una volta, il modo anche in cui io mi rapporto con questa persona deve tener conto del suo vissuto, del suo modo di esprimersi, di tutto, insomma, ecco, quindi l'aggiornamento è importante, e anche, diciamo, è sempre un andare alle radici di quello che è il nostro impegno, che anche questa è una cosa importante, perché qualche volta la quotidianità può diventare un po' ripetitiva, e quindi ritornare alle motivazioni è sempre una cosa importante. E si snoda appunto questo... Questo corso si snoda in altri 5 incontri, okay, che si svolgono ogni 2 settimane il mercoledì, e che si terranno però in una sala diversa, non più in sala tessitori, ma nella sala del centro servizi del volontariato, che si trova in via Imbriani. E lì appunto abbiamo pensato, è un posto molto centrale, quindi anche di facile accesso, e li scorro velocemente proprio questi incontri, perché non vorrei appesantire. Il primo è Nasce una mamma, aspetti fisici e psicologici, ne parlerà la psicanalista Mullic. Poi la seconda, il 26 di ottobre, perché il CAV, chi è il concepito, e la legge 194. E di questo parlerà il medico bieticista Stefano Martinolli. Mio grande amico, tra l'altro. Bene, mi fa piacere. Il 9 di novembre sarò io a tratteggiare come opera il CAV, e si parlerà sia dell'organizzazione, ma anche di cosa significa essere volontario, perché è molto importante mettere alcune basi forti nel momento in cui si fa una scelta di volontariato. Poi il 16 di novembre la relazione di aiuto, cioè il modo in cui ci si deve rapportare all'altro in questo come in tanti altri campi, ma questo è particolarmente delicato, e sarà una psicologa psicoterapeuta, Monica Steiner, a parlarne. E l'ultimo incontro, il 23 novembre, sarà una testimonianza di volontarie che faranno entrare chi ha deciso di proseguire il corso, e quindi forse di avviarsi a un'esperienza di volontariato con noi,
nell'operatività concreta cosa significa essere volontari al centro. Ecco, questo è questa proposta che appunto ci interessa fare, perché sappiamo che ogni anno la situazione delle persone può essere diversa, magari uno un anno non voleva farlo, poi non ha potuto farlo, voleva fare il volontariato, non ha potuto farlo, chissà che quest'anno non sia l'anno giusto. Parliamo subito di quello che... Allora, voi sapete che in questi anni, insomma, caratterizzati dalla pandemia, poi ognuno di noi ha quasi senza volerlo fissato dei paletti, no? Nel senso, per dire, se riesco a farlo quest'anno significa che è un passo in più verso la normalità, eccetera. Per voi il cantabimbo rappresenta fondamentalmente questo paletto, possiamo dire. Sì, è fatto bene a farne menzione in questi termini, proprio perché diciamo eravamo arrivati al 2020, pensate il 2020 che già si cominciava, siccome si è tenuto in febbraio, siete riusciti a farlo. La 20ª edizione, dopodiché il buio, e due anni non, abbiamo tentato l'altro anno, ma non erano ancora le situazioni che lo consentivano. Sentivano, e quest'anno con una certa esitazione, anche perché sappiamo che tutte le cose che si sono fermate per un po' fanno un po' più fatica a ripartire, ma insomma la proposta la facciamo, e adesso appunto partirà proprio in questi giorni la nostra consueta richiesta di coorganizzazione al Comune di Trieste, e quindi poi il bando per le scuole. Noi confidiamo che la situazione durante l'inverno continui a consentire di trovarci in teatro con tutti i posti occupati, perché anche questa era una necessità per poterlo fare, e che i bambini possano cantare, perché fino all'altro anno non potevano cantare. Già, è vero, c'era anche quell'altro. Ci sono tanti se e tanti ma che noi speriamo si risolvano positivamente. Quando contate, dottoressa, di svolgerlo, di farlo svolgere? Diciamo che i tempi sono quelli storici, anche perché sono un po' collegati alla giornata per la vita che si svolge le prime di febbraio, quindi nella prima quindicina di febbraio. Ecco, non abbiamo fissato ancora la data, anche perché vorremmo anche quest'anno chiedere la disponibilità del Teatro Orazio Bobbio, e abbiamo adesso in questi tempi, insomma, state muovendo. Quindi il giorno giusto non ve lo so dire, ma il periodo è quello, e chiediamo alle scuole comunque di esprimere la loro adesione entro la fine dell'anno 2022, in maniera che poi ci siano il tempo per organizzare tutto quello che serve per la riuscita della manifestazione. Cos'è il corso Educare Prima? Educare Prima è un corso laboratorio, anzi possiamo dire più che un corso, perché quando si parla di corso si pensa sempre a qualcosa di lezioni frontali, no? Invece questi coinvolgono i partecipanti in maniera molto attiva. E sono degli incontri che sono rivolti a genitori in attesa. Genitori in attesa fin dalla 10ª settimana, cioè qualcosa di diverso rispetto ai corsi preparto, che non intendono assolutamente sostituire, anzi, insomma, perché quelli, come sappiamo, sono rivolti soprattutto al momento del parto, alla parte fisica, anche un po' all'accudimento del bambino dopo, eccetera. Ecco, questi hanno lo scopo invece di consapevolizzare quanto di più mamma e papà, e papà lo sottolineo perché diciamo nell'evento gravidanza sembra un po' alato, no? Ed è invece un soggetto che è importante si responsabilizzi da subito, sia per essere di aiuto quanto più possibile alla sua compagna, sia perché anche lui, come la madre, sta facendo un salto da adulto a adulto che diventa genitore, e con tutte le responsabilità che questo ne comporta, e anche con la possibilità di esercitare questo rapporto con il bambino da subito. Ed è questo che aiuta a scoprire il corso, proprio quello che è l'educazione prenatale.
Educare prima significa che non aspetta, non occorre che io aspetti che il bimbo ce l'abbia in braccio, perché già quando sta nella pancia della mamma c'è tutta una modalità di rapportarsi a lui che è una forma di educazione precoce. E anche il padre in questo può essere soggetto attivo. C'era mi incuriosiva molto il titolo che avete dato a uno degli incontri di formazione, che nasce una mamma. Prima l'ho captato, adesso insomma ci sto un po' ragionando attorno, perché effettivamente, se ho colto bene anche lo spirito del titolo, che poi è anche lo spirito anche del core business del vostro lavoro, diciamo così, anche se il termine, mi rendo conto, è orribile, ma cioè, nel momento stesso in cui una donna diventa mamma, non nasce soltanto il bambino, con il bambino o con la bambina nasce anche la mamma. Esatto, ma quello che noi cerchiamo anche di far capire è che la mamma nasce già al momento del concepimento, quando ha il bambino in braccio, è molto evidente che a quel punto lo è di sicuro, ma lo è già subito, perché le relazioni tra lei e il bambino, che a quel punto si chiama embrione, ma che comunque con il suo DNA che terrà per tutta la vita, esistono da subito, e che le sue stesse cambiamenti fisici, ma anche psichici, avvengono subito. Ed è per questo che qualche volta viene sottovalutato, ma l'interruzione di una gravidanza, che sia naturale o che sia procurata, è faticosissima, oltre che ovviamente la perdita del bambino, ma anche per la donna, perché si mettono e si innestano immediatamente tutta una serie di processi, che sono processi ormonali, di aggiustamento fisico e psichico, che partono subito. Quindi nasce una mamma vuol dire proprio che c'è un cambiamento. C'è un cambiamento. Tra l'altro, e lì si parla proprio, come sottotitolo di questo incontro, aspetti fisici e psichici, no? Ho capito. Proprio perché entrambi hanno una grande valenza. Poi dopo, se abbiamo tempo, le chiederò di alcuni fatti di cronaca che, lasciamo stare, verrebbe da dire, però. E poi avete anche, perché noi stiamo facendo, vi siete accorti, un pochettino l'elenco delle iniziative che, come diceva la Presidente, partono, ma un po' come tutto, insomma, no? Dopo la pausa, certo. Dopo la pausa estiva. Avete anche un corso che coinvolgerà le mamme e le ragazze in fase preadolescenziale. Ecco, questo è ancora in fase di programma, però mi piace parlarne, perché in realtà basta che si coordinino 10 mamme che magari sono della stessa classe o qualcosa del genere, ce lo facciano sapere, lo possiamo far partire. E se è un nucleo di persone che già si conoscono, è anche più facile, perché anche la relazione diventa più semplice, no? Diciamo che questo è risultato nelle esperienze che sono state fatte anche qui a Trieste una volta, ma soprattutto in altri posti della regione, delle cose molto gradite, perché oltretutto risulta che adesso le bambine si sviluppano prima di una volta come età, quindi può essere già la quinta elementare, qualche volta addirittura la quarta elementare, quando veramente sono piccoline, sono ancora che giocano con le bambole, che quindi tutta la loro mente non è proiettata all'essere diventare grandi, ed è quindi molto importante accompagnare questo passaggio dando loro tutto quello che sono le spiegazioni di come si modifica il loro corpo, di perché si modifica, quale finalità ci sono, e quindi imparino a conoscersi come future donne, e questo percorso però non fate da sole, ma vicino alla loro mamma, proprio anche per l'età che hanno, ma anche perché questo aiuta, diciamo, la relazione su questi temi, che sono sempre temi un po' delicati, difficili da affrontare qualche volta, o
affrontati talvolta anche un po' in velocità, soprattutto ai tempi miei era così sicuramente, ma forse anche adesso se non altro per mancanza di tempo, no? Perché sì, purtroppo il dialogo sappiamo che non è molto intenso tra generazioni, proprio anche per poco tempo, insomma, e questo fatto di essere insieme a fare questo percorso aiuta poi a mantenere questo rapporto di confidenza su tematiche importanti come donne, come ragazze e anche in futuro. Molto spesso questo tipo di argomenti è al centro di non tanto di film, perché sarebbe, qui entra un po' in scena, ma di episodi di telefilm, viene trattato molto probabilmente a determinati livelli, viene trattato con una certa velocità e con una certa superficialità. Non so se avete mai avuto modo di affrontare questo problema fra voi del centro o anche eventualmente con qualcun altro. Mi incuriosisce un po', perché poi insomma è facile parlarne in quel modo, sapendo che però magari quando scorrono i titoli di coda del telefilm già è finito, insomma. Ma sa, diciamo che ci sarebbe molto da dire sulle modalità con cui si parla di sessualità nei film, insomma. E secondo noi è proprio aiutare i giovani a scoprire la bellezza di quello che sono in tutti i loro aspetti. Spesso si tende a scindere, no? Per esempio l'aspetto della sessualità praticata anche presto in maniera quasi come sfida, no? Bisogna farlo perché se no non sei fuori gioco, magari ti filmi, adesso usano molto queste cose. Ecco, questo qui significa non tener conto che siamo fatti di un'unità che è data dal corpo, ma è data anche dal nostro pensiero, dai nostri affetti, e che se cominciamo a scindere le cose non stiamo poi alla fine bene, insomma. Ecco, io credo che la cosa importante è far capire ai giovani che quando si fanno delle proposte, che possono sembrare anche proposte più difficili, si fa solo quello che si cerca di far capire loro, quello che gli aiuta a star bene. Allora, abbiamo lasciato per ultima la discussione sulla discussione che è in atto da un po' di tempo a questa parte, per tutta una serie di ragioni, non ultima forse anche la campagna elettorale sulla legge 194. Diciamo che quest'anno è stato caldo su questo argomento, a partire dall'America per poi arrivare da noi, insomma, passando per l'Europa. Intanto io vorrei solo un momentino ricordare a tutti, perché abbiamo parlato di tante iniziative, come vorrei ricordare perché esiste il Centro di Aiuto alla Vita, perché la nostra finalità è essenziale, che poi è in linea con la 194, tra l'altro, il nostro esistere, è quella di essere a fianco di una donna, di una coppia che si può trovare in difficoltà per una gravidanza non prevista o difficile per qualsiasi motivo. Naturalmente noi sappiamo che la scelta per la vita o per la non vita è affidata alla donna, e questo nessuno lo può confutare, ma certamente sappiamo anche, come dicevo prima, che dal momento del concepimento esiste un altro essere che è il bambino, che anche lui ha dei diritti, il diritto alla vita che è il primo diritto, e qui si tratta di trovare un equilibrio tra quella che dicono l'autodeterminazione della donna e i diritti del bambino. Noi non ci schieriamo, ma siamo lì nella speranza che quel bambino possa nascere. Siamo lì ad accogliere la donna per quello che è il suo vissuto e cercare di valutare con lei la situazione, per cercare di rimuovere gli ostacoli. Ecco, questo è il punto. E la legge 194, questo lo dice nei primi articoli, dice proprio che il compito delle strutture, dei consultori, è rimuovere le cause che portano all'interruzione della gravidanza. Ecco. Questo perché? Perché si parla molto di questa legge e diciamo che ormai tutti quanti dicono non la vogliamo cambiare, e credo che questo sia anche saggio tutto sommato, perché in questo contesto non deve cambiare
la cultura prima di cambiare la legge. Ecco, noi speriamo che sia vuota, ma in questo momento si sta un po' svuotando per altri motivi, perché ci sono le pillole del giorno dopo, perché quindi si trovano delle modalità per non arrivare all'aborto, che comunque sono in certi casi anch'esse abortive. Ecco, quello che si dimentica è che la legge 194 non è una legge in cui dice la donna è libera di decidere. Questo non c'è scritto da nessuna parte nella legge. Nella legge c'è scritto, come dicevo, da un lato che si promuove la tutela della maternità, dall'altro che i consultori dovrebbero rimuovere le cause. E per ultimo, ed è il motivo per cui diciamo si parla dei primi mesi di gravidanza, perché l'aborto viene fatto nei primi 3 mesi di gravidanza, se non per cause che poi si possono accennare, se tempo possiamo parlarne dopo. E la legge dice quando diverse situazioni, comprese quelle economiche, possono creare problemi fisici o psichici alla donna. Quindi non è la donna dice mi va così. Sì, è di semplicemente il avere questo figlio in questo contesto, che può essere di contesto familiare, che può essere economico, che può essere di mille motivi, mi crea una difficoltà psichica o addirittura fisica insostenibile. Questo dice la legge. E perché dice così la legge? Perché se non diceva così sarebbe stata incostituzionale. Certo. Perché la nostra Costituzione tutela anche il concepito. E questo, diciamo, nel tempo, in questi anni di utilizzo della legge, si è un po' dimenticato, si è un po' affievolito, anche perché viviamo in un contesto in cui appunto l'individualismo e l'autodeterminazione sembrano essere il top di tutto. Insomma. C'era una frase, adesso non è che siccome ha vinto non si debba citarla, eccetera, però insomma... Mi pare che c'era una frase abbastanza lucida, anzi molto lucida, della Meloni che... Su queste posizioni, no, Meloni, ma soprattutto ha detto c'è anche il diritto portare avanti, cioè di avere appunto degli strumenti che ti aiutano a poter proseguire. Cioè, adesso poi... Tanti anni fa noi avevamo proprio fatto un convegno che diceva libere di non abortire. Perché purtroppo in certi casi, anche li tocchiamo con mano anche noi al centro, si sentono costrette ad abortire dalle circostanze. Posso chiederle, senza, può anche non rispondere, insomma, se la risposta vediamo. È, le ragioni, diciamo così, principali che portano una donna alla scelta di abortire, posto che logicamente... In questo caso si tratta di individualità e quindi potrebbe anche darsi che la stessa ragione adotta da due persone in realtà sia simile ma non uguale. Certo. Quindi, insomma, qual è la... Beh, guardi, qui io posso dirle quelle che sono le ragioni di quelle persone che arrivano al centro di diritto alla vita, e qui devo dire che sono spesse volte di tipo economico. Okay. E altrettante volte relazionale, nel senso che ci sono rapporti che non sono... Ho capito. Sono solidi ma non sono tanto solidi, e che quindi l'uomo in queste situazioni dice io non mi sento di avere un figlio, non era questo quello che pensavo, quindi abortisci o ci salutiamo. Okay. Ecco, e questa è una grande pressione, se pensate, sulla donna, perché veramente è una scelta molto difficile da fare. E quindi queste due sono le cose più frequenti, però quello che devo dire è che purtroppo non si può citare, se non si può intuire dalla tipologia delle donne che ricorrono all'aborto, però non si può dire quali sono le cause, perché non è rilevato. Sì, sì, ho capito. C'è il certificato che secondo noi, proprio in base a quello che dice la legge,
potrebbe indicare perché una donna ha chiesto di abortire, non lo rileva. Ho capito, quindi dice non è... soltanto che in tali mesi di gestazione, in tali giorni, mesi di gestazione, che richiede di abortire. Quindi non c'è una statistica che esuli da quella che è la nostra esperienza diretta, che evidentemente non riguarda tutti i casi, perché certo, adesso per esempio di giovani non ne vediamo tantissime come ne vedevamo anni fa, insomma, perché come dicevo le pillole del giorno dopo, insomma, vengono utilizzate in questo senso. Allora io faccio vedere ancora il poster dell'appuntamento di martedì prossimo, 11 ottobre alle ore 17:30, sì, esatto, in sala Tessitori del Consiglio regionale, un figlio oggi, contesto culturale e antropologico, previdenza, sì, lo coprivo col dito sbagliato. Allora, grazie alla dottoressa Maria Tude Kenke, presidente del Centro Aiuto alla Vita, per essere stata con noi, buon lavoro. Grazie, e grazie. Poi a voi. Magari potrebbe essere curioso, sempre nei limiti logicamente della privacy e tutto, però fare un punto proprio su questo corso che mette insieme, su questa ipotesi di lavoro, mamme, che mette insieme ragazzine e mamme. Ma io spero che possa partire, ecco, quindi possa potervi dare qualche indicazione. Potremmo raccontare un pochettino. Ecco, così vi diremo anche come sta andando il cantabimba. Ah, già, ci certo, diamo un appuntamento per queste due quello, cose. Su questo non dovete mollare assolutamente. Grazie ancora e buon lavoro a lei. Grazie. E anche ai volontari del centro. Grazie, sono preziosi. E adesso noi ci fermiamo per la pubblicità, poi torniamo a parlare del Circolo Studi Astronomici Antares. Seconda parte di questa puntata di Trieste in diretta. Come annunciato, siamo in compagnia di Stefano Schirinzi, che è il presidente del Centro Studi Astronomici Antares di Trieste, che ringrazio. Buonasera. Per essere tornato a trovarci. Abbiamo un sacco di appuntamenti di iniziative di cui parlare. Io, come tutti sanno, di queste cose io non riesco ancora a capire la differenza fra il polo nord celeste e il polo nord terrestre. Mi hanno detto che in uno di questi due è il caso di andare con un casco, se no, io proprio non ho, come dire, non vedo il problema, quindi chiedo scusa, insomma, se io devo andare molto con gli appunti. Ci sono sempre, insomma, occasioni per imparare. Ma ecco, mettiamola così, che cosa la affascina dell'astronomia, insomma, allora, di queste cose? Non credo di dire una scemenza affermando che l'astronomia, l'astrofisica, la fisica stessa siano probabilmente le più affascinanti tra le scienze, in particolare l'astronomia, perché studia poi l'universo di cui noi stessi siamo parte. Il cosmo immenso, il cosmo dinamico, il cosmo è morte e vita allo stesso tempo, e il cosmo è altamente energetico ed è tra l'altro in espansione, probabilmente formatosi da quello che è stato l'evento più incredibile di sempre, insomma, il famoso Big Bang, no? E soprattutto il cosmo è governato da leggi matematiche che sono in grado di descrivercelo. E noi siamo stati bravi anche a, in un certo senso, comprendere queste leggi. Può essere, intanto noi vediamo già delle immagini che riguardano la vostra attività, eccetera, però può essere anche, le chiedo questo, che inconsciamente, no? Nel senso, poi dopo dovrei rispondere io a questa cosa, però io appartengo alla generazione che è cresciuta con le missioni Apollo, io, essendo del 64, cosa avevo, 5 anni? Quando c'è stata la prima... 69, quindi 5 anni, eccetera. Avevo il LEM, il modellino, eccetera, eccetera, eccetera. Può essere che quando la NASA non ha, ha un po', come posso dire,
ha ridotto, diciamo così, il numero delle missioni, eccetera. Può essere anche che in quel momento l'attenzione di più di uno si sia spostato su altro, cioè ogni missione Apollo era anche qualcosa di molto atteso, di molto Shuttle già meno, forse perché somigliava già di più. Shuttle è venuto parecchio dopo. È venuto parecchio dopo, ma anche, non so, somigliava molto a un aereo, quindi forse non ti dava l'idea quell'altro era qualcosa forse di più. Ma allora, diciamo che l'esplorazione della Luna si è conclusa con l'Apollo 17 nel 1972, ultimo equipaggio. Quindi rapidamente, insomma, in fin dei conti. Sì. E tra il 1972 e il 1981, lancio del primo shuttle, c'è stata l'epoca dell'esplorazione planetaria, quindi l'invio di sonde all'esplorazione dei pianeti a partire dai più vicini, Marte e Venere, per poi spingerci verso i pianeti più esterni, no? Quindi i quattro giganti gassosi e anche Mercurio verso il Sole. E poi l'esplorazione planetaria in realtà è andata avanti anche dopo. Mm-hmm. E lo shuttle è durato con quei 5-6 modelli, non ricordo quanti fossero in tutto. 5 anni, quanto è durato? No, è durata dall'81, il primo fu il Challenger, o il Columbia se non erro, a partire, è finita nel 2010. Ah, tanto! Quando lo shuttle Atlantis e fu l'ultima ad atterrare. Si vede che già l'aereo proprio così, insomma. Sì. Ma comunque, poi c'è stata anche l'epoca dei primi satelliti e telescopi spaziali impiegati per lo studio del cosmo, e l'ultimo, insomma, è James Webb, che è partito lo scorso Natale e da qualche mese si è reso attivo. Insomma. Forse sa cosa, ma dopo chiudiamo le cose personali. Anche il fatto che, per esempio, laddove sostanzialmente le missioni Apollo e anche le missioni Shuttle fondamentalmente erano abbastanza brevi, qui tutta l'idea che durano parecchio, che stanno su le altre, forse per quello che mi riguarda può avermi un po', come dire, può aver ridotto il mio interesse, ma insomma. No. Allora, tanto abbiamo già intravisto. Beh, questa è una bellissima foto, tra l'altro. Sì, queste non sono nostre, non abbiamo telescopi così potenti, ma sono riprese, tra l'altro effettuate di recente, lo scorso 24 settembre. Interessantissime, perché è stato questo un esperimento, e tra l'altro sembra effettivamente riuscito, insomma, voluto dalla NASA per sperimentare la deviazione di un asteroide. Mm-hmm. E ci sono circa 25.000 asteroidi cosiddetti Near Earth Objects, oggetti che si avvicinano alla Terra, 2.000 dei quali si avvicinano oltre le 0,05 unità astronomiche dal nostro pianeta, ovvero 7 milioni di chilometri. Questi sono ritenuti pericolosi e devono essere tenuti sotto controllo. Anche perché una volta avvicinandosi alla Terra, o comunque risentendo anche della mutua attrazione gravitazionale con il Sole o con Giove addirittura, le loro orbite possono anche cambiare. E quindi, avvicinandosi pericolosamente alla Terra, devono essere tenuti sott'occhio. Nel caso in cui uno di questi oggetti dovesse, facciamo gli scongiuri, piombarci addosso, ecco che il sistema più diretto oggi a noi disponibile, insomma, per evitare il disastro sarebbe quello di deviarne l'orbita. Okay. La NASA quindi ha sperimentato questa sonda, la DART, che è stata fatta precipitare su questo piccolo corpo dal diametro, anche se non è una sfera perfetta, ma insomma siamo attorno ai 160 metri, l'asse maggiore, poco più grande di un campo da calcio, che si chiama Dimorphos. Questo asteroide, nel momento in cui è stato colpito da questa sonda che gli è piombata addosso alla tremenda velocità di 23.000 km all'ora, insomma, ha prodotto chiaramente
l'energia cinetica e l'energia potenziale si è trasformata in un'energia di impatto, l'urto ha generato, sembra in effetti, una deviazione che nei primi istanti della misura sembra essere stata dell'1%. Poco però significativo. Ho capito. Poi i dati sono arrivati e stanno ancora arrivando, saranno ulteriormente perfezionati, però insomma sembra che l'esperimento sia riuscito. Questa foto è interessante. Questa qui proprio? Sì, perché ritrae, è l'ultima foto inviata dalla sonda DART prima di schiantarsi alla superficie del piccolo asteroide, che tra l'altro è in un sistema doppio, un piccolo asteroide in orbita ad uno più grande di 780 metri di diametro, e si possono vedere da un'altezza di circa 12 metri proprio sembra un Karren, uno dei nostri Karren carsici, no? Sì. Allora, lasciamo... E qui iniziano le nostre riprese. Questa è anche bella, ma... No, anche perché dobbiamo parlare intanto della vostra partecipazione domani, fra l'altro, sì, anche in Barcolana, no? Sì, ce n'è già stata una in collaborazione con Barcolana 54, che insomma colgo l'occasione per ringraziare l'organizzazione e l'amministrazione di Barcolana. Abbiamo creato in coorganizzazione tra Barcolana e Centro Studi Astronomici Antares Trieste questi due eventi. Il primo è stato chiamato Veleggiando tra i mari della Luna, si è tenuto lo scorso sabato presso lo stabilimento della Lanterna ed è stata una serata interamente dedicata alla Luna, dal mare della Terra ai mari della Luna e viceversa tramite le osservazioni del telescopio. Ma si può partecipare? Lo si è tenuto sabato scorso. Sì, domani invece ci sarà un altro evento che prevederà il giro nel golfo su una barca a vela e avrà come scopo il mostrare le costellazioni dalla barca, sì, un po' come è stato sempre fatto da chi ha navigato anche tramite le stelle, no? Insomma, oggi sono pochi a saper calcolare il punto nave. E le costellazioni verranno spiegate tramite l'ausilio del laser, quindi puntando le stelle, descrivendone anche le caratteristiche delle stelle salienti e degli oggetti del profondo cielo in esse contenute, anche, oltre che la storia. Questo è domani. Domani con partenza alle ore 21 dal Mole Audacia. Adesso anche qui facciamo un po' di presentiamo un po' di iniziative. Insomma. Sì, degli eventi. La successiva è il 21 di ottobre, sì, ed è l'osservazione dello sciame meteorico Orionidi. Delle Orionidi, sì. Gli sciami meteorici, lo abbiamo detto diverse volte proprio in questa sede, ma mi fa piacere ripeterlo, le famose stelle cadenti sono nient'altro che detriti, residui lasciati dalle comete, che entrando ad altissima velocità nell'atmosfera della Terra bruciano per attrito, diciamo, anche se le cose funzionano in maniera un po' più complessa, e sviluppando poi il fenomeno della meteora, chiamata volgarmente stella cadente. Quindi di tanto in tanto durante il corso dell'anno la Terra intercetta scie di detriti lasciati dalle comete, quando queste si avvicinano in prossimità del Sole sviluppando una certa attività, e chiaramente la Terra, attraversando queste scie di detriti puntualmente sempre negli stessi giorni durante l'anno, e attrae, grazie alla propria gravità, questi detriti, eccone una. Questa è una bella meteora. E questi corpi, appunto, entrando a queste velocità, comunque enormi, sì, e passiamo dai 70 ai 100, 110, 120 km all'ora, e i detriti entrano nell'atmosfera e bruciano. Questa è la foto del nostro Giorgio Rizzarelli, che ha ritratto una Perseide nello scorso appuntamento del 12 agosto. Allora, il 25 ottobre. Sì, ecco, qui si vede proprio bene l'orbita della cometa, in questo caso la cometa di Halley. Ah, proprio quella... Ad alimentare lo sciame delle Orionidi e oltre queste anche le Eta Aquaridi, che si vedono in agosto, è proprio la famosa cometa di Halley, la prima che sia stata definita tale, che ha un periodo di 74 anni e che ogni volta che passa, torna a passare, meglio dire, nelle vicinanze della Terra e del Sole, sviluppa attività lasciando questi detriti. La Terra, incrociando due volte l'orbita, quindi
E, insomma, sono quelli i giorni in cui si producono queste due piogge di stelle cadenti, o di meteore, meglio dire. Eccole qua. Quello è il radiante, il punto dal quale le meteore sembrano irradiarsi, ed è situato entro i confini della costellazione di Orione, non lontano dalla stella supergigante rossa Betelgeuse. Ok. Allora, il Betelgeuse, come il film. Sì, quello è un'altra cosa. Il 25 ottobre c'è un'eclissi parziale di sole. Sì, sarà visibile da Trieste. Ah. Avevo preparato anche una, sarebbe interessante mostrarla magari, una diapositiva che mostra proprio i tempi per le fasi. Ah, okay. Il massimo dovrebbe essere attorno alle 12:20, se non erro. E il sole sarà coperto attorno al 30%. Sarà visibile da Trieste, sperando nel bel tempo, sì. Però chiaramente con precauzioni, mi raccomando, mai osservare il sole ad occhio nudo, perché è pericolosissimo. E bisogna utilizzare o dei filtri di tipo Mylar oppure i vetrini classici da saldatore. Io ero a Londra. Nel 99, quando ce n'era piuttosto importante, molto agosto 99, così io l'ho vista al confine Austria-Ungheria, ed era totale. A Trieste non era totale. E quella era abbastanza, quella era bella, bella. Le eclissi sono belle, le totali però, questa sarà parziale, ripeto, però le eclissi totali sono tra i fenomeni astronomici senz'altro più belli da osservare. Eccoli qua gli orari. Ecco, infatti dicevo, al massimo, che sarà alle 12:19, l'oscuramento del sole sarà al 23% circa, okay, con un'altezza sull'orizzonte del 31%. Perché ci sono anche gli orari delle 11:18? Beh, sono l'orario di primo contatto della Luna col bordo del sole e di ultimo contatto. Il giorno dopo, antipodi celesti, viaggio fotografico tra le meraviglie del cielo australe. Questo è invece un incontro, insomma. Questo è un incontro, e invito veramente tutti a venire a vedere il nostro socio Alessandro Cipolat, che arriva da Aosta, dove risiede. E lui è un grandissimo, come me, appassionato del cielo australe. Il cielo stellato australe è qualcosa di veramente magnifico, molto diverso da quello che noi siamo abituati a vedere alle nostre latitudini. E Alessandro va spesso e volentieri, beato lui, in Namibia, presso una, si chiama Telescope Farm, è una fattoria adibita a telescopi. Ci arriva tanta gente e trova, assieme a quello del Kalahari, dove ci sono i telescopi assieme al deserto del Kalahari, quello di Atacama, sto facendo confusione. Allora, in Namibia c'è il deserto del Kalahari, dove c'è l'House Farm, che assieme al deserto di Atacama in Cile, dove risiedono i grandi telescopi dell'ESO, insomma presenta il cielo più asciutto, più oscuro della Terra, e quindi si possono osservare e bellezze veramente incredibili del cielo che ad occhio nudo, mi raccontava Alessandro, la Via Lattea fa talmente impressione che addirittura riesce a perforare le nubi stesse, quando abbiamo nel cielo ad esempio le nubi velate, e la Via Lattea è talmente luminosa da oltrepassare le nubi. Deve essere veramente uno spettacolo. E quindi lui racconterà tutto Lui racconterà attraverso le sue fotografie esposte in grande, insomma, i suoi viaggi. E lo fate dove questo? Al museo? Sala incontri del Civico Museo di Storia Naturale. Quindi sì. in via dei Tomins. Ultimo appuntamento, credo, per il momento, sempre in ottobre, sabato, il 29, al piazzale del Castello di San Giusto. Beh, un altro grande appuntamento, colgo l'occasione per ringraziare Davide Casali di Un Mare di Archeologia e anche la Società Friulana di Archeologia, con i quali insomma abbiamo coorganizzato questo evento. Il nostro scopo è quello di portare l'astronomia visibile, il cielo stellato visibile dalla città, cosa non facile a causa dell'inquinamento luminoso. Ho capito. Il Castello di San Giusto si presta, pur essendo in centro, all'osservazione del cielo stellato, perché? Per un semplice motivo, perché le mura del castello, dall'interno del piazzale,
coprono le luci parassite della città. Ah, giusto, è vero. E quindi sì. Osservare le stelle dal centro città è una cosa possibile. E tra l'altro abbiamo anche una bella foto di una nostra socia, Cristina Bressan, che è riuscita ad immortalare dalla periferia di Trieste e non solo le stelle, ma addirittura un oggetto del profondo cielo, la grande galassia di Andromeda. E avevo inserito anche questa immagine. Mi scusi, faccio una domanda così. C'è riuscita... Sapeva che avrebbe potuto trovarlo o è stato un caso? Adesso allora, puntando la zona esatta sì. del cielo, evidentemente bisogna avere una conoscenza a priori di questo, tramite un obiettivo a largo campo e poi elaborando anche tramite opportune tecniche le immagini, si possono cogliere quindi dei particolari, altrimenti... Certo, si deve conoscere... Voi siete dove? Questo Cucino, eravamo no? Lo scorso sabato alla Lanterna. Ah, la Lanterna, l'avevo visto giusto. Veleggiando tra, tra i mari della Luna. E questa è proprio una cometa, la Pan-STARR, che era apparsa la scorsa estate, e l'avevamo mostrata al pubblico. Ecco, proprio uno di questi oggetti sviluppa poi... attraverso i suoi detriti lasciati, ecco questo è proprio l'impatto, lì vediamo l'asteroide principale che si chiama Didymos, e l'impatto è avvenuto sul corpo minore che orbita attorno a questo, 160 metri di diametro, e qui il telescopio Atlas, la sonda Licia Cube dell'Agenzia Spaziale Italiana è riuscita a immortalare proprio il momento in cui la sonda DART è andata a schiantarsi a quella velocità tremenda sulla superficie dell'asteroide più piccolo. Quello è quello più grande a cui l'asteroide piccolo fa riferimento, quello di 700 esatto. e passa... Sì, l'immagine è stata presa da una distanza dai 2 di 56 chilometri. E questi, quelli, adesso non so se è corretto, diciamo quelli che sembrano degli... schizzi, diciamo. Beh, quello è tutto il materiale che per la bassa gravità non ricade sull'asteroide, ma viene appunto, proiettato verso lo spazio. Ma è una bellissima immagine per la verità. Qui il satellite Licia Cube, che è dell'Agenzia Spaziale Italiana, era arrivato a 56 km dal luogo dell'impatto. Quindi vicinissimo. Vicinissimo. Sì. E parlando con lei mi infervoro su queste cose. Questo è un doppio ammasso di stelle, bellissimo, tra l'altro da vedere, sarà uno degli oggetti che mostreremo dal centro città nell'appuntamento tenuto al castello di San Giusto, ed è una foto ripresa da Paolo Forti, che è il nostro vicepresidente, che lei conosce bene. Ne ho sentito parlare. Sì, sì, sì. bella foto perché tra l'altro mostra anche i colori delle stelle. Difatti. Sì. Informazione pratica. Per conoscervi meglio, per seguire le nostre il sito, immagino. Il centro studi astronomici. La pagina Facebook. Sì, sì, sì. Il centro studi astronomici Antares è aperto a tutti gli appassionati di astronomia. E a Trieste, dei dintorni, anche di fuori, abbiamo soci veramente da tutta Italia, e chiunque volesse iscriversi per seguire poi le attività, perché abbiamo un sacco di appuntamenti anche su Skype, può contattarci seguendo la nostra pagina Facebook o anche il sito web, in particolare poi voglio fare riferimento alla nostra pagina Facebook, che è costantemente aggiornata con dati di ogni tipo, sempre di natura astronomica, sì. che vanno dalle news alle descrizioni del cielo e del profondo cielo, insomma veramente merita. E invito tutti a seguire le nostre attività, che sono sempre numerose. E poi ci si può iscrivere? Sì, certamente. Quindi se qualcuno ha interesse, eccetera, sa che ci sono appunto la pagina Facebook o il sito, dove non solo si viene informati dell'attività, ma poi ci sono anche tutte le informazioni pratiche eventualmente per iscriversi. Poi seguendoci si impara veramente tanto, quindi un appassionato di astronomia può veramente approfondire la sua passione, insomma. Terremo anche il secondo corso di introduzione all'astronomia, alla fotografia astronomica prossimamente. Il primo era stato un successone, tra l'altro, in piena pandemia. Anche per fare foto come quelle.
Eh sì, si impara anche a fare quello. Allora io ringrazio Stefano Schirinzi, che del Centro Studi Astronomici Antares è il presidente. Buon lavoro. Grazie. Grazie davvero. E noi ci vediamo domani, come sempre ricordatevi, alle 18 e non più alle 17.30, ma comunque staremo sempre insieme un'oretta. Buon proseguimento a tutti e arrivederci. Questo spazio è realizzato in collaborazione con